Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday AC Milan, happy birthday to you. Auguri al nostro amore, alla nostra passione, al nostro club italiano più, e dico più famoso nel mondo e più vincente nel mondo. Ok? Buongiorno a tutti. Ah, oggi è sabato, weekend, buon weekend. Guarda che sventagliate che si prende. Allora, che succede qua? Che succede? Succede che praticamente tutti i giornalisti, inviati, non inviati, si stanno facendo passare a noi tifosi da scemi. Regna il provincialismo, ma quelli devono reggere la parte, quello è normale. Il problema è i tifosi che non se ne accorgono. Allora, io grazie alla regia vi metto questo. Vai, regia. Ora voi ditemi, sinceramente, se questo è il modo di stare in campo, se i giocatori vengono distribuiti così in campo, ditemi se è una cosa normale. Ditemi se è una cosa normale. E poi diciamo, affaticamento, quello ha faticato, Ciucuese ha faticato, ha giocato due minuti, tempo di fare la rete e poi si è affaticato, si è infortunato. Ma stiamo scherzando. E queste sono le premesse da andare in Europa League? E si potrà anche vincerla. A parte ora tutte le dichiarazioni, non la vinciamo, la vinciamo, fermi, zitti, buoni, cuccia. Che queste poi, queste frasi ad effetto partono proprio dall'ambiente. Dall'ambiente. Dove vai? Dove vai? Ma dove credi di andare? Di che vuoi vincere? La Coppa del Nonno vuoi vincere? Ma dove vai che ti mancano tutti? Fanno anche due minuti, s'affaticano. Ora posso capire Musà, Renders, che hanno sempre giocato, non si sono mai fermati. Tra l'altro Musà li fa praticamente tutti i ruoli, terzino destro, terzino sinistro, mediano, ala, li fa tutto perché con tutti i vuoti che lascia, che poi io ditemi, che senso ha scalare al centro i terzini, che poi avessero piedi buoni per fare per palleggiare, per, insomma, per far muovere la palla? Che senso ha? Che senso ha? E fa scalare Musà, farlo scalare a coprire lo spazio del terzino, ma che cazzo? Cioè, ma qui vi rendete conto che c'è qualcosa di fondo che torna? O non ci arrivo io? O c'è qualcosa veramente qui di che non si capisce? Che non si può capire? Perché qui, ragazzi, è grave. Cioè, che senso c'ha? Ce l'hai? Vieni lì? No. Perché devi mandarli avanti, lasciarli la posizione per metterci un altro? Io l'ho messo qui, guardate. Ora ditemi voi se questo è il modo di stare in campo. Ora voi ditemelo. Io poi ci capirò una sega. Ci capirò niente, ma se vuoi mi vola tutto. Ma se questo è il modo di stare in campo, comunque, a me viene tutto che qui viene via ogni cosa. Noi, ora domani, prima di tutto il lunch match, sti cazzo d'orari, sti cazzo. Prima di tutto per noi sono sempre rimasti indigesti. L'unica cosa che magari è una filiale, no? Cioè, insomma, che bellaggio, magari tre punticini ce le fanno fa, si sa mai, no? Così almeno diamo modo di parlare a Gobbi e alla prescrittese che ci regalano punti, perché per quanto Milan 2, Milan B, va bene. Oh, bisogna succhi a punti, ieri sera pareggetto, che gli è andata bene, poi fermi, perché tre minuti solo di recupero, perché se fa più di minuti di recupero con tutte le sostituzioni, tutte le perdite di tempo, tre minuti soli, perché la perdevano e poi non venissero attaccati al rigore che c'era, ma oh, hanno giocato come anche loro, che va attaccata al rigore. Oh, te Juve, la squadra come il Genoa, gli dovresti aver fatte minimo due, pulite. Vabbè, pensiamo a noi, torniamo a noi. Ragazzi, ancora questa cazzo di Europa League. Chi trovi, deve avere paura. Punto. Facciamola, perché è giusto farla, ci siamo. Vincere fa sempre bene, qualsiasi trofeo al di fuori dei confini. Pensiamo però anche al campionato. Oggi, quest'anno, 124 anni di storia, cazzo. Vogliamo buttare una stagione di merda così? Ora vedremo se l'arrivo di Ibra funzionerà, lo spogliatoio all'ambiente. Ora si inizierà a vedere piano piano i risultati. Però, oh, calmi. Noi vinciamo. Ma dove vinci? Dove? Ma che a gennaio che pensate di prendere? Vi date retta alle chiacchiere? Oh, torna Gabbia, torna Colombo. Chi pensate? Senza passaggio al turno di Champions League, no soldi, sentite, visto che è scritto, cambiati i piani, col cavolo che spendono, se caso cedono. Poi, l'altro dov'è? Zhang, si sa, Zhang è sparito, quelli si sa, quelli
sale il debito, aumenta sempre di più, sempre di più, sempre di più, continuano a fare mercato, a giocare le partite. Allora io mi chiedo, ma è giusto allora osservare questo fair play quando le altre, tanto vi preoccupate che non si fallisce? Le squadre come noi, la Juve, l'Inter, la Roma, la Lazio, Fiorentina no, ha già fallita una volta, non le fanno fallire, non le fanno fallire, perché all'estero vincono di qua, vincono a destra, a sinistra, ma c'hanno un monte di debiti, 3, 4, 5, 600 milioni. E allora a che serve il fair play finanziario? Per noi basta? Allora questa è una scusa, una puttanata che ci dicono per convincerci che non si può superare certi parametri, per poter risparmiare, ma no, i nostri, capito? Così c'è Paletti, vai, e si risparmia, perché così, dai, ciao.